Nel contesto urbano di Saronno, inquinato ahimè, quindi la giunta attuale sta cercando appunto di mettere in atto degli strumenti per bonificare, diciamo così, l'ambiente. Sappiamo che fortunatamente Saronno ha il Parco Lura. Nel Parco Lura noi sappiamo che esiste una cascina, la cosiddetta cascina Paiosa, se non vado errato, architetto, la quale è impredicato, no, di progetti di ristrutturazione, esatto, affinché venga, diciamo così, riqualificata ad uso e consumo, diciamo così, dei cittadini che possono usufruirne di questo servizio. Ecco, noi abbiamo delle idee un po' confuse su questo, si sente parlare di tante belle cose, di tanti progetti, ma al concreto, sulla cascina Paiosa nello specifico, può dirci qualche cosa, architetto? Sì, certo. Beh, innanzitutto che abbiamo ricevuto un finanziamento dalla Fondazione Cariplo, noi e il parco, per studiare il possibile riuso della cascina, ma non solo. Questo progetto, questo finanziamento si riferisce a un progetto più ampio che riguarda le cosiddette aree periurbane, agricole periurbane. Cosa sono? Sono quelle aree agricole ormai che sono ai confini dell'urbanizzato, che di fatto rischiano di perdere la loro connotazione di territorio agricolo, essendo molto vicino alle case. L'agricoltore difficilmente può pensare di metterci la sua azienda, le stalle, queste cose, e quindi tendono ad essere in qualche modo abbandonate. Però in una città come Saronno, che ormai ha consumato il 70% del proprio territorio, hanno un'importanza strategica, cioè il mantenimento di una quota di territorio libero, destinato a verde, agricolo che sia, è di importanza strategica. Per cui questo finanziamento ci consentirà di analizzare possibili destinazioni di queste aree compatibili con l'agricoltura, in modo tale da rivitalizzarle, da renderle, diciamo così, uno sfogo rispetto alla città, costruito e il vuoto libero, ma riqualificato. E poi potrebbe anche avere funzioni importanti, oggi sempre più richieste, per esempio come il chilometro zero, cioè la possibilità di acquistare direttamente dal contadino i prodotti agricoli, saltando tutta la catena della distribuzione, quindi con maggiore garanzie di qualità e di costi, per esempio. Ma anche altre iniziative riguardanti l'agricoltura potrebbero essere anche pensate, anche in sinergia con il tema di Expo. E quindi pensare proprio a una riqualificazione di questo territorio dal punto di vista delle funzioni agricole, paesaggistico. E all'interno di questo abbiamo la cascina Paiosa, che potrebbe avere una funzione in queste cose qua, diciamo anche magari come porta d'accesso al parco, per esempio, o in relazione proprio a queste iniziative. Signor Basilico, alle nostre spalle c'è un casolare un po' distrutto. Ha un nome abbastanza pittoresco, come si chiama? È Casa Paiosa, perché chi ci abitava si chiamava Paiosa di cognome, è lì la faccenda. Cosa si ricorda? L'ha conosciuto lei questo personaggio? No, perché mi sembra che sia morto prima lui, mentre la moglie sì, la moglie mi ricordo era una che arrivava dall'Aprica, avevano la botticella ancora. Andavano pre, perché qua non c'era né luce né acqua né niente, allora andavano lì a, noi dicevamo via cimitero, adesso è via Prampolini, e i primi cortili riempivano la bottiglia d'acqua e qua c'avevano tutto l'orto, era tutto orto, c'erano ciliegie, era una casa proprio fuori dal mondo, diciamo, e tutta questa cinta qua era tutta roba sua, era tutta. Anche dove ci sono adesso quelle case gialle? Quella casa lì gialla e anche qua. E avevano tre figli che praticamente il lavoro non c'era, erano tutti muratori, partivano a mattina, andavano a Milano, giravano e così. La proprietà è del comune, la proprietà del comune. Cosa dovrebbe fare il comune di questa casa? Aspetta ancora un po', fa tempo venire giù questa casa qua, perché si parla che dovevano entrare prima gli scout, poi gli alpini, poi ho parlato anche, c'è un amico sardo che volevano prenderla in gestione e sistemare, e anche lì gira e rigira. Addirittura quando è iniziato il parco dell'Ura dovevano fare come un deposito di biciclette da noleggiare per andare in giro a passeggiare, invece qua come l'ha presa e l'ha sistemata. Come mai la casa è andata a finire di proprietà del comune? Perché qua come sono morti i figli, praticamente non erano sposati, erano tutti e tre scapoli.
siccome c'hanno altri cugini che abitano qua a Cassina Ferrara, no? E praticamente i cugini, non lo so perché, è andato tutto perso, non avendo più nessuno, si vede che il comune si è impossessato lui e praticamente è diventato proprietario. Beh, diciamo. No, non penso che il comune sia impossessato. Sì, impossessato nel senso, non avendo più eredi, non avendo più nessuno, penso che si sia interessato prima di ritirarla, ecco, tutto qua. Non è che si sia impossessato di sua iniziativa. Magari l'ha lasciato con un testamento, dato che non aveva figli, ha detto io lo lascio al comune e via. Allora com'era messa questa casa? Sotto il balcone c'era la porta d'ingresso che praticamente poi portava alla scala che saliva sopra. Sulla parte destra c'era la cucina, a sinistra c'era una specie di sala, salotto come... E poi salendo c'erano le due camere, tutto lì. La scala qua era ripida magari? No, quelle scale che si... Ma su diritte? Sì, sì. Immaginavo. Praticamente qua dove ci sono le travi che escono. Lì c'era la stalla? Piuttosto bassa era? Sì, allora... Mi ricordo quando con la botte andava lì di Baciocco. Sì. Riempiva la botte d'acqua. Ah, andava in casino con la botte? Con la botte. Quella con le ruote? Lei col carrello, tipo carretto, no? Non so se si ricorda quelle botti di legno, quelle andava là e riempiva il primo cortile che c'era lì e se la portava qua, perché non c'era niente qua, niente di niente. Qua era tutto coltivato. Cosa coltivavano oltre la frutta? No. Terreno, no, qua poi era tutto terreno, tutto. Dopo hanno fatto sui campi. Loro c'avevano il suo recinto qua che c'avevano dentro piante da frutta, c'avevano tutte le sue cose. Ma qua era tutto terreno coltivato, sì, frumento, grano. Non era il loro proprietario, diciamo. No. Quattro figli. Tre. C'era. Tre. Mi ricordo l'ultimo del Vettinoce, se mi sbaglio. Sono morti tutti, pensare. Uno l'ha trovato su infarto. Infarto? Vabbè. Uno l'ha trovato a Monza morto, non si sa. E l'ultimo era giù nell'orto. Ma ricorda morto? Perché non si sa. Era lì. Sto arrivando adesso dalla cascina Paiosa. Ho parlato con una persona lì del posto, mi ha raccontato un po' qualcosa. Lei sa tutto, scommetto, di questa cosa? Tutto. Allora, la cascina Paiosa si chiama cascina della vigna per me, perché è una cascina che, almeno quella che c'è ancora in piedi, esisteva già nel 1722 nel catasto teresiano ed era individuata come cascina della vigna. Era una cascina quindi già chissà da quando risale, probabilmente al 1600 o anche prima. Ed era attorniata nel catasto teresiano, dove si vedono anche il tipo di colture, da vigneto, quindi tutta questa zona era praticamente a vigneto, con andamento tra l'altro nord-sud, quindi con la stessa maglia che c'è adesso, ma nord-sud. Poi Paiosa è il nome probabilmente dell'ultimo proprietario che poi l'ha ceduta al comune. Ecco, un istante, l'ha ceduto in che maniera? Perché mi ha raccontato che in pratica aveva tre figli, sono morti tutti quanti i figli, è rimasta la vedova, poi non c'è stata... L'ha ceduta, l'ha venduta allora? No, penso che sia stata operata nell'ambito delle urbanizzazioni che ci sono adesso in zona Cascina Ferrara, cioè è stato frutto di una negoziazione molto più urbanistica. E quindi, come molte delle aree, tra l'altro, che oggi sono il Parco dell'Ura, saranno, cioè tutta la cessione, tutte le acquisizioni sono anche frutti di compensazioni forestali, di compensazioni urbanistiche. Stiamo dicendo ancora altri particolari di questa... Sì, poi c'era un... già diciamo fino a 10-15 anni fa c'era ancora un pezzo di cascina che poi è andata a fuoco qualche anno fa. Perché comunque è stata abbandonata di fatto. Ma cos'era la stalla allora? Era un fienile, sì. Un fienile. E un altro blocco che era sostanzialmente pollaio deposito attrezzo, che comunque avevano la forma da cascina, nel senso che con quell'ala di fatto
l'edificio aveva più una forma con un cortile interno sostanzialmente, più cortilizia e di cascina, no? Adesso non si capisce, c'è un edificio e basta. È composta sostanzialmente, quale esistente, da due stanze sotto, due stanze sopra con la scala in mezzo e con il comune e il parco dell'Ura sostanzialmente ha sempre, i due enti hanno sempre visto questa cascina come una possibile porta del parco, no? Quindi una porta attrezzata per la fruizione del parco, tant'è che ancora oggi non ci sono strutture, perché l'auspicio di tutti è che questa possa diventare poi realisticamente una porta attrezzata, quindi un baretto piuttosto che un centro informazioni, noleggio, bici, queste cose qua. E niente, ci stiamo lavorando, partirà probabilmente un progetto a breve anche. Attorno alla cascina ci sono, diciamo, come pertinenze circa un ettaro, 10.000 metri quadri più o meno, nel senso che quella attorno alla casetta ci sono ancora, diciamo, un po' di prati che sono comunque di rispetto cimiteriale, poi c'è un'altra zona qua attorno, comunque il tutto di proprietà comunale, compreso un pezzettino che c'è più in là. E niente, ragionamenti che si stanno avviando, dei ragionamenti su questo tema che sono ancora molto immaturi, ecco, diciamo che non sono ancora, sì, però, insomma, però ci stiamo lavorando, soprattutto anche per trovare uno sbocco per poi effettivamente attuare questo sogno, iniziativa di dare un'area attrezzata sostanzialmente al parco. Benissimo, adesso la lascio andare. Da dove arriva lei? Sono andato a fare un giro nel parco, visto che è sabato. Fino a dove? Fino a Cadorago. Fino a Cadorago. Quanti sono i chilometri? Ma non lo so, no. Quindicina forse. 15 e 15? No, non lo so. 10 e 10, dai. 10 e 10, va bene, la ringrazio allora. Arrivederci. Arrivederci.